Allora, faccio questo video perché non voglio fare pubblicità al Polo Aia, ma è l'unico che ho trovato con lo sconto del 30%, benissimo. Per fare le cotolette. Cotolette, non so se sono alla milanese oppure no, però visto che quando le facevo in campeggio il figlio di una mia amica, la mia vicina di Roulot, diceva che erano più buone le mie di quelle di sua madre, e mio figlio ogni volta che c'è Natale dice: "Ah, ma il tuo regalo di Natale, cioè le cotolette quando arrivano?" Bene, allora le facciamo, ok? Cosa servono? Io qui ho sbattuto tre uova con un po' di sale, mettiamo anche il pepe, un po', poco, perché mio figlio non è che gli piaccia molto, ma ci vuole, quindi zitti, sale e pepe bianco, ok? Poi mettiamo un altro po' di sale perché ho aggiunto un uovo, non si sa mai. Ok, mettiamo un altro pizzico di sale. Bene, andiamo a sbattere qui le uova. Poi io sto usando del parmigiano stagionato in busta, ma va bene lo stesso. Ne mettiamo una generosa manciata. Ok. Io vado un po' a occhio, però voi magari guardate, sarà 2 cucchiai, 3. Deve diventare una pastella densa, non troppo, ma un po' densa. Ok. Bene. Così mio figlio poi saprà farle, perché basta, ormai mi tocca andare fino in centro a Bologna per portargli le cotolette. Secondo voi è normale tutto ciò? Ok, allora qui abbiamo le nostre fette di pollo. Qui vedete che sono abbastanza grossi come fette. Ok, una, due e tre. Qua dovrebbero essere tre. No, sono solo due. Vabbè, ne facciamo tre. Ecco qua, allora con un coltello ho tagliato le fette un po' come potevo. Ok. E cosa vado a fare? Prendo la prima fetta di pollo, se voglio posso anche appiattirla un po', però visto che gliele voglio fare belle sostanziose, le metto prima nel pangrattato. C'è chi mette nella farina, magari quella milanese saranno così nella farina prima, però invece la metto nel pangrattato perché la crosticina diventa più grossa, ecco, diciamo così. Poi le metto nell'uovo. E parmigiano, sale, pepe, e le rimetto qua nel pangrattato. Il pangrattato, aspettate un attimo, ok, il pangrattato glielo faccio andare sopra per un po' e poi con le mani appiattisco. Ok. Ed ecco fatto, non è che ci vuole una scienza in ingegneria informatica, caro Luchi. Cioè, basta un po' di così ingredienti buoni buoni. Ok, eccola qua e andrà fritta in padella. Una. Poi andiamo a prendere un altro pezzo qua. Io l'ho un po' tagliato così, questa per esempio, lasciamo stare. Eccola qua, questa diventerà piccolina, però un po' di pangrattatino, di nuovo un tuffo nell'uovo. Vedete che facendo così con il pangrattato l'uovo si attaccherà meglio. Se evitate di fare questo passaggio, magari l'uovo si attacca peggio. Ok, poi man mano aggiungiamo il pangrattato perché adesso pian piano lo stiamo inglobando qua nella carne. Anche se vedete i pezzettini sono piccoli, vengono delle belle cotolette grandi, cioè più la appiattiamo con le mani più il pane si attacca. Eccola qua, ok, e due. Adesso prendiamo di nuovo dell'altro pangrattato, io sto usando questo qui della Conad, ma c'è anche in altri supermercati, usate quello che vi pare oppure grattatelo voi che è ancora meglio. Se vi rimane il pane, io purtroppo il pane non lo mangio, ne mangio pochissimissimo, proprio ogni tanto, quindi non mi rimane mai. Però se invece vi rimane il pane, fatelo, grattatelo e vedrete che farete delle cotolette molto molto buone. Qui c'è,
anche questa verrà una bella cotolettona, eh? Prima pangrattato, sempre. Poi l'intingolo di uovo. Niente di così difficile per fare una cotoletta, mamma mia. Mi tocca andare al film in centro a Bologna. Cioè, io non ho parole. Ok, ecco qua. Si fa un po' di sporco, sì, è vero, ok, però abbiamo la tovaglia di plastica, dopo puliremo. Che problema c'è? Poi io sto usando un piatto, magari potevo usare un vassoio più grande. Questa diventerà proprio una cotolettona. Certamente queste qui è meglio farle da fresche, cioè cuocerle fresche, mentre invece se le congeliamo avranno bisogno di fuoco più basso poi per friggerle, perché sennò il dentro rimane crudo. Ok. Quindi, caro Luca, queste qui te le do stasera, le mangi. Ecco qua, questa è proprio gigante. E via così, cioè non è che c'è tutto sto gran lavoro da fare. Ecco, mettiamo l'uovo di nuovo. Io faccio così, prima da una parte e poi dall'altra. Poi ancora e ancora così. Qua sopra si impregna un pochino. Anche perché il pangrattato, una volta usato, io ho visto anche in certi video di nonne, eccetera, lo rimettono nel sacchetto con l'uovo, no, no, assolutamente, perché dopo l'uovo se ne va a male. E dentro c'è un ricettacolo di germi, mica da ridere, da salmonella proprio, niente, no. Quindi questo pangrattato poi andrà buttato. Scusate, andrà buttato via, quindi noi impastiamo proprio per bene, facciamo la nostra bella panatura e non prendete quelle già panate, perché comunque già panate se andate a leggere c'è di tutto, c'è il mais, c'è altre cose, qua serve pane, non serve nient'altro. Questa anche, questa è molto bella grande, anche qui farò la stessa cosa, ok? Vedete che poi rimangono anche delle briciole un po' più grandi, va bene. Mettiamo nell'uovo. Se vogliamo fare invece i McNuggets, quelli piccoli, tagliamo il pollo in tanti pezzettini, lo buttiamo nell'uovo, magari tutti i pezzettini insieme, e poi andiamo a fare il resto. Quindi qua vado a prendere il pane, poco alla volta. Vedete, anche questi sono trucchi, eh? Prendo il pane da una parte all'altra, così riesco a sfruttare tutto il pane che ho qua, perché sennò poi andrà buttato via. Ok, ecco, finito. Quanti ne abbiamo fatti? 5, 6, ne abbiamo ancora una che è proprio l'ideale, quindi tre uova. Adesso dopo vi dico quanti era il pollo, ma magari se rimanete senza l'intingolo dell'uovo ne fate dell'altro, mettete delle altre uova, dell'altro parmigiano e dell'altro sale e pepe, quindi non è quello il problema. Il problema è che qua diventano delle belle cotolettone. Ok, qui per esempio siamo già all'ultima. Io spero di farcela con questo, se no apro l'altro, come si chiama? Dovrò, mi sa che dovrò, perché qui è proprio finito, 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 finito. Vabbè, adesso lo butto là dentro, prendo l'altro pangrattato. No, fermati. Non si ferma. Vabbè, state lì. Ho un altro pangrattato, questa volta in scatola, per tarature morbide e croccanti. C'è scritto benissimo. Aprire qui, perfetto. Oh, benissimo. Dopo lo metterò in un contenitore, perché il pangrattato così non mi piace. Questo è più scuro, vedete? È diverso, però vabbè. È sempre pangrattato anche questo. Andiamo a prendere l'ultimissima, che è la più brutta, ma sarà la più buona, perché comunque vedete che è proprio nell'uovo, nell'ultima parte di uovo, che è quella che ha più
parmigiano di tutte, la faccio andare qua e qua, poi vado a riprendere di nuovo dell'altro uovo, devo fare proprio dei paciughi, non so come dire, qua a Bologna si chiamano paciughi. Ok, la vado prima a mettere nel pane di nuovo, e questo uovo qua vogliamo buttarlo? No, la prendiamo e gli facciamo fare un altro bagnetto, ok? Vedete com'è bello fare questi lavoretti. Olè. Questo se mi vede Barbieri, mi disereda. Però Barbieri, tu devi pensare che siamo di Bologna anche noi. Ok. Qui appiattisco, metto un altro po' di pane. Quello che rimarrà, come ho detto, si butterà, non si dovrà riciclare o riciclare per altre cose. Se invece fate tipo delle verdure gratinate, magari per accompagnare queste cose potete usare questo pane per gratinare le verdure, per dire, non si butta mai niente in cucina, però lo dovete usare subito, non potete metterlo dentro a un qualcosa e poi magari riusarlo per conto vostro. Quindi io adesso me lo tengo perché questa sera voglio fare un po' di verdurine che ne ho. E quindi quello che rimane non lo butterò, ma lo tenerò per fare i finocchi gratinati, così, al forno. Sono molto buoni anche quelli. Ecco, abbiamo fatto tutta la nostra panatura anche di questa. Vedete che poi era brutta, ma alla fine quando è cotta, ve lo dico io, è buonissima. Qui è pan grattato e uovo, non c'è problema. Facciamo così, lo sminuzziamo tutto. Prendiamo i nostri finocchi, li tagliamo a fettine, li laviamo, li mettiamo in forno con questa panatura qui, magari aggiungiamo aglio, prezzemolo e olio e abbiamo fatto un'impanatura buonissima per i finocchi gratinati al forno. Ecco qua, possiamo tirare giù anche questo vino che è rimasto qua. Come vi ho detto, non si butta nulla, non buttiamo nulla, eh. Anche tutte queste cose qui, magari non ve lo dice nessuno, però sono cose che si fanno in cucina, cioè nel senso, perché devo buttare via tutto questo pan grattato con l'uovo, eccetera, quando posso farmi dei bei finocchi gratinati? Devo buttare? No, con quello che costa poi ultimamente. Quindi vi faccio vedere qui la montagna di cotolette che abbiamo fatto, e sono una, e sono due, e sono tre, e sono quattro, e sono cinque, e sono sei. 6 cotolette, abbiamo detto, il pollo era 400 grammi, circa 355 grammi, e l'abbiamo tagliato a pezzettoni, a fette, e abbiamo fatto le nostre cotolette. Ora le possiamo andare a friggere nell'olio di semi vari o quello per fritture. Una volta fritta si può fare anche alla bolognese, vi spiego come. Mettete in un tegamino appunto la cotoletta, la friggete bene, qua poi la sgocciolate dall'olio, mettete un po' di brodo in una padella, gli mettete dentro la cotoletta e la fate andare con il parmigiano sopra e aggiungete una fetta di prosciutto. Questa sarebbe la cotoletta bolognese. Molti li mettono nella panna, molti fanno altre cose. Però la vera cotoletta alla bolognese è cotta un po' nel brodo, e perché il brodo fa sì che il formaggio grattugiato sopra si sciolga. Ed è quello, e poi sopra ancora ci va il prosciutto. O crudo o cotto, io preferisco crudo, però cotto va bene lo stesso. Poi magari per la cotoletta alla bolognese guardate altri tutorial. Questo è il mio pane che metterò adesso nei finocchi che li farò al forno. Io dico che ho fatto tutto e caro Luca, ti vengo a portare le cotolette nuove buone da mettere magari nel freezer e da mangiare. Per conservarle io le metto dentro un vassoio con la carta forno, ne metto due a due, così quando le vogliamo scongelare le tiriamo fuori dal freezer e le mettiamo direttamente nell'olio senza dover aspettare dei tempi di scongelamento. Si friggono direttamente dal freezer alla padella. Questo è quanto. Io ho finito e vi ringrazio e se le fate ditemi se vi sono piaciute. Ciao!